click, ben ritrovati miei cari avventori dell'Ujona Bar Calcio. Una settimana fa, esattamente più o meno attorno a questo orario, ho registrato un video sfogatoio dalla macchina dove appunto era un fiume di pensieri. Questi pensieri sono sgorgati fuori dalla bocca, ok? E chi ha visto quel video sa quali furono le tematiche. Per chi non l'ha visto, consiglio, prima di continuare a guardare questo, di andare a prendere il video di giovedì scorso dalla macchina, intitolato Sfogatoio, guardatevelo così sapete di cosa stiamo parlando. A posteriori, poi, da quel video ne è nato uno shorts dove ho chiesto a voi, miei cari avventori, di tirare fuori, ok, tutto quello che avete dentro, dal qualsivoglia argomento, ovviamente sempre inerente al mondo BFC, di quello che vi fa girare i maroni, di quello che appunto ve li fa portare ad altezza suolo. E adesso darò voce ai vostri vocali che ho raccolto in questa settimana. Quindi, prima di incominciare a sentire, ok, cosa avete da dire al dottore, ma anche a tutti questi carissimi avventori all'ascolto, vi rammento, clic tasto rosso, iscriviti al canale, condividilo con tutti i tuoi amici di Fede Rosso Blu e non solo, e lascia subito un mi piacino, ora, ai video dell'Ujona Bar Calcio. Prendiamo subito il telefono e cominciamo ad ascoltarci. Iniziamo, ok, ormai da una certezza, lui il vocale lo manda sempre, parliamo dell'Ettore Bertelli che... vediamo cosa ha voluto dirci, ascoltiamo. Il mio più grande rammarico è aver avuto una dirigenza incapace di gestire la grandissima fortuna della nuova gestione Saputo. Una dirigenza che non ha assolutamente stata in grado di aprire un nuovo percorso di crescita lento e graduale per la società e per la città, dilapidando energie e capitali. E la fortuna non è mai dietro ogni angolo, magari non torna più. Esatto, caro Ettore, c'hai ragione. E infatti quello che a me dà più fastidio è proprio sapere che abbiamo dilapidato una fortuna chiamata 200 milioni di euro data in mano a dei personaggi che, basti guardare i dati di fatto alla mano, non è che li hanno appunto investiti, secondo me, come si voleva fare. Secondo me li hanno investiti alla Benigni, li hanno investiti, detta come va detta, ok? Tra il serio e il faceto. Comunque andiamo avanti, andiamo ad ascoltare un altro caro avventore, Taso TM su YouTube, che ci dice codeste parole, ascoltiamolo. Clic, dottore, volevo trattare un tema un po' inusuale, ma che secondo me non è neanche tanto scontato, cioè quello del giocatore di esperienza. Guardiamo solo cosa ha fatto Ibrahimovic allo spogliatoio del Milan a 40 anni. Noi abbiamo provato con Palacio, è andata bene, Medel sta facendo bene, ma ci focussiamo sempre e solo su questi giocatori giovani, che tanto se sono buoni li sbrogliamo, se sono brocchi li sbrogliamo lo stesso, non si integrano nella squadra. Quando ci sono sempre dei giocatori di esperienza, penso a un Ribéry, penso a un Candreva, penso a questi qua, che vanno sempre a rafforzare le compagini avversarie tutti gli anni e che noi non ce li caghiamo mai. Carissimo Taso TM su YouTube, ti capisco. Guarda, abbiamo un ulteriore esempio proprio sotto gli occhi lampanti di tutti, recentissimo, Stefano Sensi, che passa dall'Inter alla Sampdoria praticamente prestito secco. Penso che sia quasi stato un regalo da parte dell'Inter per rivitalizzare il giocatore e la sua carriera, e intanto la Sampdoria potrà giovarne in questi sei mesi che resterà a Genova. Altre squadre, ad esempio, preferiscono pagare lo stipendio ad un Viola. Tanto per, ok? E qua mi taccio. Andiamo avanti. Andiamo a ascoltare adesso il nostro carissimo Alessandro Lelli, anche lui storico avventore ormai del canale. Ascoltiamo. Oh, caro dottor Luisona, dico la mia. Allora, a me la cosa che dà più fastidio è che il Bologna avrebbe le potenzialità per fare il salto di qualità, come la Fiorentina, l'Atalanta, ne avrebbe queste potenzialità. Abbiamo uno dei presidenti più ricchi al mondo, però manca competenza e passione. E questa è la cosa che mi dà fastidio. Perché Atalanta e Fiorentina sì e noi con Saputo no? Carissimo Alessandro Lelli, ti sei quasi anche, secondo me, risposto citando proprio Atalanta e Fiorentina, perché Atalanta
Lo sappiamo, c'è Percassi, un uomo che vive di calcio, vive di Bergamo, vive di Atalanta, Commisso, un uomo che ha sposato la causa di Firenze e la Fiorentina, e stiamo vedendo ad esempio quanto è presente Commisso sul territorio toscano. Percassi non mi dilungo neanche a sottolinearlo, ma che cosa vediamo quindi? Vediamo che c'è della passione, vediamo che c'è un progetto e vediamo soprattutto che questi presidenti cercano di capire i loro dirigenti che cosa stiano facendo per cercare di alimentare tale progetto. Basti pensare che i Percassi, il Commisso, ad esempio, nell'arco dell'anno le si sentono parlare più di una volta, mentre ai noi saputo quasi mai. E se lo fa, ribadisco, sempre a BFC TV, con le domande preconfezionate, e io non so neanche se le risposte a questo punto siano le sue o gliele scriva qualcuno. A me il dubbio rimane. Comunque, andiamo avanti! Andiamo ad ascoltare un altro carissimo avventore di questo canale, Alexander Filosto, la nostra quota ucraina. Ascoltiamolo, sentiamo cosa ha da dirci il nostro carissimo. Ehi, ciao carissimo, eccomi qui a partecipare alla tua manifestation dello sfogo. Porca troia ragazzi, sono davvero deluso perché ormai sono passati decenni e qua di salti di qualità non si vedono nemmeno con il binocolo. Acquisti che io semplicemente, lasciatemelo dire, è una cosa mia personale, non vedo assolutamente utili. Potevano farsi altri acquisti come si potevano cedere altre persone. Comunque staremo a vader, va là! Esatto carissimi, infatti una cosa che a me fa ampiamente arrabbiare è vedere il persistere a Bologna di giocatori che sarebbero non stati da sbolognare in questa finestra di mercato, ma da sbolognare anni or sono. Parlo dei Falcinelli, parlo dei Santander, parlo dei Sansone, ma lo stesso Dykes. Parliamo di giocatori per cui si è ormai perso per molti di questo, anzi definitivamente la possibilità di guadagnarci. Basti pensare che Falcinelli, Santander probabilmente andranno via a zero, così come poi alla fine della fiera è probabile che sia il destino anche del Dykes. Quindi questo appunto stallo dove si fatica a fare operazioni virtuose anche in uscita perché vai a salvare qualcosa che poi in futuro sia grave. Per questo che io dico, quando possiamo vendiamo quei giocatori che abbiamo visto che il talento non ce l'hanno, citando Julio Velasco. Il talento è colui che ha facoltà e facilità di apprendere. Se vediamo che Orsolini, Musabarro, ad esempio per citarne due, vediamo che non stanno facendo un determinato percorso, è probabile che di talento non ce ne sia e che pertanto i giocatori che prendemmo rimangono e rimarranno. Ok? Fermo restando che addirittura qua a Bologna sembra che alcuni regrediscano. Comunque, andiamo avanti, andiamo a ascoltare, vediamo Tortellino, ascoltiamo Tortellino che cosa ha da dirci, andiamo. Buongiorno Doc Luisona, allora per l'angolo dello sfogatoio io volevo proporre una tematica riguardante gli ultimi anni, la squadra e le gestioni societarie, perché qua più, secondo me, qua più che fare un progetto sulla squadra sta facendo un progetto sulla compravendita e di un progetto tecnico dopo quanti anni? 6, 7, 8 non si vede l'ombra di miglioramenti, almeno di quelli auspicati ad inizio era saputo. Assolutamente d'accordo Tortellino, anche se in tempi non sospetti, anche recenti, perché più o meno mi pare qualche mese fa, al massimo un anno fa, Bigon disse in una conferenza stampa che il Bologna non ha il progetto plusvalenza. Però guarda caso, siamo al giro di boa e nel mercato di gennaio, anziché prendere dei giocatori fatti e finiti per cercare di aggredire quella zona di classifica e di proteggerla, visto e considerato che all'andata si dice da tutti il Bologna ha fatto un campionato stratosferico perché ha totalizzato 27 punti, però guarda caso, anziché aiutare Mihajlovic, aiutare la propria squadra, si vanno a comprare i giocatori che avranno bisogno, come lo stesso Mihajlovic tra l'altro ha detto, di adattamento, di ambientarsi in una realtà che all'oggi è totalmente diversa. Questo vorrà dire perdere il treno anche quest'anno in vista di un prossimo chissà futuro, ma se noi continueremo a ragionare così, noi il passo non lo faremo mai oltre, faremo sempre questo, cioè acquistare i giovani, comprarli a poco, dare a loro poco di stipendio, così che se si rivelano scarsi
li si rivendono praticamente alla stessa cifra, vedi lo Scavolsen, addirittura ci abbiamo fatto la plusvalenza, e quindi comunque ragionano, cadiamo col paracadute. Se invece si rivelano essere degli assi, vedi il Tomiyasu, lo acquistiamo ad una cifra e lo rivendiamo tre volte tanto, però poi cosa accade? Che anziché andare a prendere qualcuno di diverso rispetto a quello che si faceva nel passato, si ricomincia punto e a capo, andando a prendere ad esempio un nuovo Cassius, cioè un nuovo giocatore da svezzare, e così si sarà sempre punto e a capo. È un progetto dunque plusvalenze? Bigon dirà di no, però insomma i fatti sembra quasi dargli torto, sembra, secondo me. Poi andiamo a vedere Danilo che cosa ci dice, ascoltiamo Danilo. Grazie Luigiona per tutto quello che dici, mi fa piacere ascoltarti. Il mio parere è che noi abbiamo un allenatore sopravvalutato e tante disgrazie, secondo il mio parere, sempre nascono da lui. Ok, grazie e ti ascolto sempre volentieri. Ok, grazie Danilo. Danilo quindi punta l'accento del suo sfogo sulla figura dell'allenatore, cioè su Siniša Mihajlović, che a detta di Danilo, ma non solo, anche qui sul canale io stesso più volte ne ho sollevato la questione, e Danilo dice: non vorrei che il problema sia soprattutto Mihajlović. E difatti, se andiamo a vedere che lui ne dica quanti giocatori realmente ha valorizzato, bisognerebbe poi vedere se sono di più quelli che ha valorizzato o quelli che avrebbe potuto valorizzare e non l'ha fatto. Io ricordo sempre, ma cito questi perché sono quelli che ci sono costati di più: Scovosse, sappiamo tutti che fine ha fatto, Orsolini sappiamo che fine sta facendo, Musabarro l'abbiamo sotto gli occhi di tutti, Dominguez per carità sta venendo fuori alla distanza, anche lui l'abbiamo pagato tanto, ma inizialmente non giocava neanche con Mihajlović, che preferiva Svanberg e Scouten quando li aveva tutti e tre a disposizione, e Dominguez è stato lanciato con continuità e sta facendo vedere quello bello, quello che di buono sta mostrando, solamente perché appunto non aveva più il ballottaggio, e quindi anche qua bisogna poi capire quanto c'è di Mihajlović e quanto poi è frutto anche di, a questo punto, situazioni, ok, costrizioni, dove altrimenti magari la storia avrebbe detto altrimenti. Ora, non c'è costato tanto, ma basti pensare anche a Vignato. Insomma, di giocatori che sono un po' fermi al palo ne abbiamo in rosa. Comunque, andiamo avanti. Andiamo ad ascoltare Jean Baum. E sentiamo che cosa ha da dirci. Buongiorno dottore, complimenti per la trasmissione intanto. Io sono stanco di sentirmi dire da amici e parenti: ma dove pensate di andare? Ma come, dico io, i soldi ce li abbiamo ma non abbiamo le competenze. È ora di finirla con questa storia, abbiamo una storia, un palmarès da difendere, non possiamo più andare avanti così, è ora di fare un po' di spolvero in dirigenza. Saluti. Saluti a te, a carissimo Giambama, e c'hai ragione, perché pochi si ricordano, e porterò magari un video su tale tematica, che cosa sia in realtà il Bologna Calcio. Perché quasi c'è la concezione che Bologna non sia più tanto di meno di un Parma, di un Atalanta, di, che ne so, un Palermo. E no, perché il Bologna Calcio, vi dico questo e poi mi chiudo e poi magari ci ritorniamo in futuro, se si andassero a prendere le classifiche storiche, cioè da quando la Serie A è cominciata ad oggi, e si facesse un'unica classifica, il Bologna, vado a memoria, ma sarebbe settimo, sarebbe dietro solamente ad Inter, Milan, Juve, vado a memoria, alla Fiorentina da poco, al Torino mi sembra, e non vorrei dire alla Roma, e poco altro, insomma, non so quante ne abbia citate, ma comunque porterò il video a breve anche su questa tematica per far capire che Bologna, ragazzi, è una grande piazza, e vedere Bologna in queste condizioni ormai da più, altro che 50 anni, cioè qui ormai da così tanto tempo, è veramente un pianto e anche una vergogna per come siamo trattati, sinceramente.
non solo dai presidenti, dall'ambiente, ma anche dai giornalisti, anche sulle TV. Bologna praticamente sembra non contare più niente, ma in pochi si ricordano che Bologna è una delle squadre che in Serie A ha fatto più di tutte la storia. E adesso qui bisogna anche cercare di ricordare e cercare di riportare agli albori dove il Bologna merita di stare. Ok? Bene! Cari ventori, Amrakmand, attivate il campanaccio pastorale per rimanere sempre aggiornati dei nuovi video qui su Luigi Baccaccio e noi ci sentiamo alle prossime chiacchiere da bar.